I rappresentanti sindacali dei dipendenti dei musei abruzzesi in assemblea stamani a Chieti presso l'auditorium Cianfarani della Civitella. Alla base dello stato di agitazione del personale, è stato detto, la situazione di sbando che coinvolge un comparto tanto importante non soltanto sotto l'aspetto culturale, ma anche per le ricadute turistiche in questa regione, tale che alcuni musei hanno visto scendere anche il numero dei visitatori. Quali innanzitutto i motivi alla base di questa assemblea? I motivi dell'assemblea sono molto gravi a nostro avviso, perché abbiamo cercato un'intesa con il direttore del Polo Museale dell'Abruzzo su vari temi: sicurezza, organizzazione del lavoro, l'applicazione di una legge, quella sul conto terzi praticamente. Per quello che riguarda la sicurezza, la situazione è molto grave, perché almeno la metà dei siti ad oggi non hanno nessun tipo di manutenzione. I poli museali regionali, è stato detto ancora, sono articolazioni periferiche della Direzione Generale Musei, che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato. Sì, siamo arrivati a un grido d'allarme vero e proprio da parte di tutte le sigle che rappresentano tutti i lavoratori di queste realtà territoriali, perché in passato abbiamo fatto tentativi, e non soltanto uno, ma parliamo di diversi tentativi, per cercare una soluzione che andasse incontro ai problemi dei lavoratori, i quali hanno diritto, ai sensi di tutta la normativa vigente, di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Sicuramente a monte ci sono dei problemi non risolvibili e che riguardano un po' tutta la situazione nazionale, ma ci sono, noi ne siamo convinti, anche delle modalità per entrare nel dettaglio dei problemi di questa realtà territoriale del MIBAC e trovare delle soluzioni, insomma, dai carichi di lavoro, gli incarichi di servizio, e quindi una gestione, diciamo così, più regolamentata e più uniforme dei luoghi di lavoro, a modalità appunto di come dire, implementazione del personale, che inevitabilmente in questo momento è carente un po' su tutte le zone, ma che rischia di diventare ancora più carente alla luce di quello che è stato poi approvato recentemente in sede normativa, e quindi quota 100, che quindi agevole aiuta una situazione già comunque sia pesante, dovuta appunto alle cessazioni e alle quiescenze.